di amici, per allegria con tutti ballerò. Ma la mia sera, quella più felice, a te amore la dedicherò. Mi sento forte e ricca d'energia, insieme a te io non mi annoio mai. Sei una tisana gusto dolce al frutto, una tequila che d'amore sa. Mi dai un po' la testa, ma il cuore sa che cosa vorrà. La mia fantasia è un punto grande fatto con te. Io voglio tutto, soprattutto te. Malinconia non sta più con me. Non so cos'è l'intrigo senza di te. Io voglio tutto, soprattutto te. Malinconia non sta più con me. Non so cos'è l'intrigo senza di te. Qualche volta anche a me, soprattutto in questi giorni, perché mi sono detta, ma come fai Raffaella a fare una trasmissione di questo genere, a riproporre oggi, così lontano dalla nostra realtà quotidiana, un personaggio delle favole come il Principe Azzurro? E oggi siamo nell'era della tecnologia, dell'informatica, dei computers umanoidi. Ma dove li trovi tutti questi nobili? Tu per esempio vuoi cercare dei nobili oggi? Ma oggi di nobili non esistono nemmeno i sentimenti. Ma dove li vai a pescare? Per la strada? E io ho pensato, sì, li pescherò per la strada, nelle metropolitane, nei filobus, all'uscita di scuola nei giorni feriali, all'entrata degli stadi nei giorni festivi, io li troverò. E poi mi sono anche detta però, ma siamo in pieno periodo repubblicano, 1989, si stanno festeggiando i 200 anni della rivoluzione francese, ma sei sicura di trovarli questi principi? E dico io, qualcuno ce n'è ancora secondo me, e quindi li telefonerò e li inviterò qui in trasmissione. E l'altra parte di me diceva, e quali sono questi principi? E adesso a me i nomi non mi vengono in mente, ma insomma un po' sono emozionata, c'ho il cuore che batte moltissimo tutte le volte che comincio un programma e la stessa storia. Se stesse un po' più calmo sarebbe meglio. Ma comunque, per esempio, io so che ce n'è uno a Torino. Mi pare che si occupi di automobili, forse ha un garage, no, ho sbagliato, ha una fabbrica, sì. Non è più giovanissimo, ma
è un principe azzurro dannata. E poi ce n'è uno a Roma, è uno a Roma quando non è in giro per tutto il mondo, ha circa 70 anni e da circa 70 anni si occupa di politica. Ma secondo voi il principe azzurro, anche se non è più un bambino, non serve? Serve che, non sia, che sia giovanissimo? Non serve che sia giovanissimo. Un altro invece abita a Milano, anzi in un paesino vicino a Milano, Arcore. È un principe azzurro straordinario, pieno di idee. Forse è meglio che però di lui non ne parli, perché sarebbe una cosa troppo in famiglia. Ce n'è uno invece, celeberrimo, che sta a Napoli, mi pare che si occupi di calcio e tutte le domeniche, tra l'altro, si veste di azzurro. Non è italiano, ma secondo voi il principe azzurro deve essere italiano per forza? Ha bisogno del passaporto? Non credo, non serve il passaporto, è vero, il principe azzurro arriva dovunque. Oh, invece è una cosa importante sapere, alle donne di una volta il principe azzurro piaceva romantico e alle dame di oggi e alle donne di oggi, voi sapete, romantico. Oh, me l'ha detto Mike Buongiorno ieri sera a Telemike. Vedremo da questo programma se è vero. Io vorrei mostrare ai nostri telespettatori questa platea che è tutta femminile, in omaggio naturalmente ai principi azzurri che passeranno in questo programma. I nostri primi sei aspiranti principi sono pronti là sulla terrazza e saranno accompagnati da sei ragazze di famiglia nobile, ma sei ragazze che mi aiuteranno nel programma, che io chiamo debuttanti perché è la prima volta che fanno televisione. Eccoli là tutti emozionatissimi, belli come il sole, speriamo, pronti a scendere le scale di questo magico e ipotetico palazzo ideato dal nostro scenografo Mario Catalano. Buonasera. Allora, adesso mi dite solo il vostro nome e cognome, perché lasciamo un po' più di spazio alle ragazze. Ma un principe azzurro forse... Mi sembra il minimo. Lo debba fare, lo deve fare, certo. Tu sei? Massimiliano Floris. Vorrei presentarvi Ilaria Pecori Giraldi. Buonasera. Senti, Ilaria, perché la tua famiglia è nobile? La mia famiglia risale al Sacro Romano Impero, precisamente al 1146, quando ci fu dato il titolo di conti. E perché vi siete meritati il titolo di conti? È stata una famiglia più che altro di militari. Un mio prozio è stato maresciallo d'Italia, mentre mio nonno è stato ammiraglio capo di Stato Maggiore. E tu vivi in un castello? Castello? Cos'è un castello? Ecco, questo è. Tu sei? Giancarlo Teodori. Lucrezia Frescobaldi, buonasera. Buonasera. Senti, Lucrezia, i tuoi antenati che cosa facevano? I miei antenati erano banchieri e prestavano i soldi un po' a tutti, ma non sempre li avevano indietro, come successe una volta con la famiglia reale inglese, per la quale, insomma, con la quale dovevano lottare molto per riaverli indietro, e stabilirono appunto che per restituirli dovettero mettere una tassa sulle pecore. Oh, ragazzi, noi del popolo, sempre tasse, sempre tassati, tasse, tutti sempre tassati, tutti tassati. Buonasera. Buonasera. Maurizio Bianucci. Maria Luisa Borga. Buonasera, Maria Buonasera. Luisa. Lei è di mamma nobile, cioè appartiene alla nobiltà tedesca. Com'era la tua infanzia, Maria Luisa? Ma io ho tanti ricordi, ho vissuto tanti anni in un grande castello, proprio come nelle favole. E essere nobile ti serve nella vita? Beh, senz'altro per questa trasmissione. Ah, beh, insomma, qualcosa. Gino Barzacchi. Scusa. Senti. Qual è uno dei tuoi antenati più curiosi? Sicuramente forse è un bisnonno di mia nonna che perse tutto al gioco e sicuramente lui si divertì in quel momento, noi forse adesso un po' di meno. Ci credo. Tu sei? Alfredo Dell'Omo. Fiorbellina Spinola. Buonasera. Senti, i tuoi antenati erano uomini d'arme o di chiesa?
erano sia uomini d'arme come un certo Ambrogio Spinola, condottiero citato nei Promessi Sposi, e sia uomini di chiesa perché abbiamo avuto 14 cardinali, tutti sfegatati ghibellini. Quindi nessun papa. Senti, è curioso, si è attaccato il vestito. È curioso Fiorbellina come nome? Sì, ma meno male che sono nata femmina, se fossi nata maschio sarei stata chiamata Porchetto, come un mio cardinale. Come? Di soprannome? No, di nome di battesimo. Mamma mia! Sono Giuliano Pitti. Buonasera. E l'ultima è Giulia Giovanelli, figlia di uno dei principi Giovanelli. Buonasera. La tua famiglia risale al? XIII secolo. E fra i tuoi antenati c'è anche Dante. Immagino tu sappia la Divina Commedia a memoria, come minimo. Magari, non sono mai riuscita a prendere una sufficienza. Oh, mamma mia, che confessione. Bene, a giudicare i nostri sei principi azzurri abbiamo una giuria, guarda un po', formata da signore. Eccole qua! Cominciamo con quattro aspiranti mogli che ci sono state segnalate dall'Agenzia Matrimoniale e Amore. La signora, o futura signora, Eugenia Fravolini. Senta, ma come deve essere il suo principe azzurro? Parli là. Ma precisamente ognuno penso che ha, diciamo... Lei personalmente deve essere bello o piuttosto intelligente? Ecco, fra la bellezza e l'intelligenza cosa sceglie? Ma io preferirei la seconda. L'intelligenza? Sì. E romantico? Un pochino, ci sta bene. Ah, solo un pochino? Un pochino, sì. Quindi insomma l'inchiesta ma buongiorno va così così. Poi abbiamo la signora Anna Maria Di Bartolomei e la signora Marisa Romano. Dico signora perché la signora è già divorziata e vorrebbe avere un'altra storia. Allora, mi dice come dovrebbe essere il suo principe azzurro? Ma io penso che debba avere più che altro delle affinità di carattere come me. Cioè, Lei ha un buon carattere? Sì. E allora forse lo troverà, non è mai detto. Simona Settimo, ma... Simona Settimo, ma gli altri sei che fine hanno fatto? Non lo so, li ho persi per strada. Li ha persi per strada, le auguriamo di ritrovarli. Andiamo avanti con quattro Miss, cominciando da Miss Italia, Nadia Bengala. Nadia, un vero principe azzurro fra i politici, secondo te chi è? Fra i politici, diciamo che per il suo buon carattere, Pertini non è male. Hai ragione. Senti, e fra i cantanti? Fra i cantanti, ma mi piace parecchio Mango. Ma come Mango? T'ho visto su un giornale fotografata, abbracciata Giovanotti, ragazzi. Ma questo era... Giovanotti, così... Ah, è un flirt. Ha troppe fans, diciamo che... Ha troppe fans, ho capito. Ancora nel momento che... Sì. Non hai possibilità con lui, possibilità. Va bene. E abbiamo Miss Mascotte, Jessica Alzà, 14 anni. Miss Cinema, Viviana Natale. Vorrei sapere da te qual è un principe azzurro dello schermo col quale vorresti fare un film, visto che sei Miss Cinema. Ma veramente sono un po' indecisa tra Robert Redford e Woody Allen. Vabbè, glielo telefoneremo, vediamo chi dei due accetta, va bene? E terminiamo con Miss Ingambissime, che è Laura Stevanella. Allora Laura, per accontentare l'occhio dei nostri telespettatori... vorrei, ma anche la curiosità delle nostre telespettatrici e anche qui in sala, vero? Noi donne siamo curiose. Ti alzeresti e mostreresti queste gambe, gambissime anzi, grazie mille. Gambissime, sono lunghe 2 chilometri, eh? Che ne dite? Sì. È con noi una psicologa che ci aiuterà a tracciare così un profilo dei ragazzi che si presentano in trasmissione, la signora Carla Viale von der Goltz. Buonasera, cara. E incontriamo questi quattro volti così familiari e così amati da tutti voi. Ottavia Piccolo, la domanda di prammatica: com'è per te il principe azzurro? Mamma mia, dunque, quando avevo 10 anni il mio principe azzurro era George Hamilton. Ah, però? Sì, però vedendo le foto adesso,
Uno pensa, mamma mia, è meglio che il principe azzurro uno se lo faccia di volta in volta quello che c'ha sotto mano. Perché poi se no... no. Catherine Spack. Dunque io, quando ero bambina, pensavo che il principe azzurro era quello delle favole e quindi quando sono cresciuta mi aspettavo di incontrarlo. E invece non l'ho incontrata. Ancora no? No, cioè no, aspetta. Cioè quindi dico che bisognerebbe non far leggere alle bambine questi libri di favole perché saranno deluse per forza e quindi bisogna evitar loro una sofferenza. Invece dare a noi signori dopo i 40 il libro delle favole perché lo incontreremo. Brava, Laura Mattuada. Ma guarda, io mi sto sforzando di pensare una cosa sul principe azzurro. Io forse non sono ancora cresciuta. Per me il principe azzurro è veramente la realizzazione di un sogno. E allora ne ho diversi però di principi azzurri, perché i sogni sono diversi. Per cui il primo sicuramente l'amore, per cui che sia bello o brutto non ha importanza, però deve essere un grande amore. Però anche il lavoro per me è un grandissimo sogno. E quindi magari un regista potrebbe essere uno stupendo principe azzurro. E ah sì, insomma, altri. C'è sì, molto sì. Popolato sì, questo certo, tuo mondo sì, della fantasia. Sì. Marisa Merlini? A me che me lo chiede il principe azzurro, mi stai a spotte, mi pigli in giro a me. Ma no, ma scusa, un'immagine. Non so, il principe azzurro, ma senti un po' una cosa, ma è vero che questa sera c'è Omar Sharif? Sì, arriva. E allora ho capito. Ci siamo. Come ogni trasmissione che si rispetti, noi abbiamo giustamente uno sponsor. Il nome è famosissimo. Chi di noi non ha in casa almeno un prodotto Buitoni? Non esiste, perché lo conosciamo attraverso i suoi prodotti, è una famosissima azienda alimentare e i suoi prodotti sono tanti e tutti ottimi. Però c'è una cosa molto carina. Noi terremo a battesimo la pasta e la pasta notoriamente è una cosa che a noi donne piace molto. Abbiamo scoperto anche che non ingrassa, quindi tenetelo d'occhio questo fatto. Magari mangiamo meno di altre cose, però mangiamo la pasta che ha un bellissimo nome, Bella Napoli. Benvenuta Bella Napoli. E la coccoleremo fino a che diventi veramente una pasta importante. Allora, siccome appunto nasce questa nuova pasta Bella Napoli, Buitoni ha voluto fare le cose in grande. Ha preparato un montepremi ed un concorso con un montepremi di 1,5 miliardi. Grazie Buitoni, no, veramente grazie dovreste dirlo voi perché i soldini sono tutti per voi. Allora, io vi lascio adesso, ci vedremo fra poco con Omar Sharif, te va bene? Meno male. Giovanotti, un'intervista a Vittorio Emanuele di Savoia, I Saranno Famosi e un gioco, questo fra di noi. Io ho voglia di avere un contatto con voi che siete a casa, non ce l'ho diretta, mi sono inventato un gioco, qualcosa di azzurro, a fra poco, grazie. Allora, parliamo subito di qualcosa di azzurro. Ah, vedete c'è un fiocchettino azzurro? Chissà se è l'azzurro che vale 10 milioni. Ecco, poi c'è qualcos'altro di azzurro. Ecco, solo uno degli oggetti che vedrete durante tutta la trasmissione, degli oggetti che vedrete inquadrati, vale 10 milioni. Quindi voi potete telefonare alla fine della trasmissione, ecco la cartella che ha in mano il nostro assistente di studio Fabio, che lui fa finta che sia l'azzurro, ma non è sicuro. Insomma, guardateli dall'inizio alla fine e uno di questi vale 10 milioni. Però questo è un premio che voi potete vincere a patto che telefoniate per votare a favore di uno dei tre partecipanti al nostro torneo del Principe Azzurro. Quindi voi votate e poi dite secondo voi che cos'è quel qualcosa di azzurro. Infatti la nostra giuria in sala proclamerà il vincitore della serata, ma siete voi con le vostre telefonate e quindi i vostri voti da casa a confermare o anche ribaltare il risultato. Potete cominciare a telefonare dalla fine della trasmissione, ve lo dirò io,
oppure domani mattina dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera. Per aiutarvi, sia per scoprire gli azzurri che per scegliere il candidato che vi piace di più, domani ci sarà una replica su Canale 5, sabato alle ore 15 potete rivedere il programma tutto intero. Il nostro numero di telefono è 067703. Ecco, vedo là, perfetti dalla regia, arriva in sovraimpressione il numero. Grazie Elisabetta. Allora, per aiutarvi a scoprire l'oggetto di azzurro, appunto, vedete domani di nuovo il programma. Ha capito, signora? Benissimo, sì. Che cosa fa lei alla fine del programma? Vado a casa. E poi? Poi vedo la televisione. E poi ci telefona? Sì, subito. Ecco, vediamo. Allora, ci telefono e faccio molti auguri di scoprire l'azzurro. Ma se non lo indovinasse nessuno questa settimana, che cosa succede, Maria Luisa? Tra tutte le telefonate verranno estratti 10 fortunati che vinceranno una ricchissima fornitura di pasta Bella Napoli. E uno di loro addirittura una bellissima macchina Seat Ibiza Extra. Quindi, insomma, la telefonata vale comunque. Allora, vado subito dai nostri 6 candidati che cercheranno di conquistarsi l'ingresso al torneo. Il biglietto costa un po' caro perché 3 di loro saranno eliminati. Non sapete come mi dispiace, ma la vita è fatta anche di queste cose. Senti Giuliano, se tu perdessi come la prenderesti? Ma penso che una caratteristica del principe sia anche quella di saper perdere, quindi... Molto sportivo e giustamente non può fare altro poi. Allora, chiamiamo... Eccoli qua tutti schierati, pronti? Chiamiamo questa prova una prova del fascino e io mi avvicino alla nostra psicologa. Carla, ti vorrei domandare, prima che loro si esibiscano, ti vorrei chiedere questo. Tu sai che questa prova l'hanno portata loro, decisa da loro e pensata da loro. Ti potrà dare qualche indicazione per tracciare un profilo della loro personalità? Senza dubbio. Qualche elemento devo dire che l'ho già raccolto durante le prove, chiacchierando con loro a lungo. Ah, gli hai fatto anche qualche test? Sì, un test di personalità. Ah, benissimo. Allora, io vedo che Giulia è già pronta, le cedo immediatamente la parola. Giuliano Pitti, 18 anni, frequenta il liceo classico. I suoi hobby sono il pianoforte, la pittura e la musica. Sport preferiti, windsurf, sci da fondo e ginnastica. Spera di diventare un artista o anche un commercialista. Ci presenta un pezzo al pianoforte di Steven Slack. In bocca al lupo. Allora Giuliano Pitti? Giuliano si offre con delicatissima timidezza.
Ah, bene. Allora, secondo te, quando lui suona, è come è nella vita? Cioè, lo stesso momento di ispirazione lo accompagna nella vita o nella vita magari è diverso? Nella vita... Parlo di quello che vi siete detti al bar, ovviamente. Sì, difatti. Nella vita riesce a essere anche più deciso, più scigliato. Quando suona è... È un altro dolce, romantico. Bene, quindi romantico è il suo aggettivo più giusto, in un certo senso. Siamo pronti con il secondo candidato. Vediamo Fiorbellina, vai. Alfredo Dell'Omo ha 22 anni e lavora in un piano bar. Spera di diventare un musicista professionista. Canta una canzone composta da lui. Buona fortuna. A ragionare, scappo via e vado a Singapore, a Prusa e trovo la tua foto, sai, stando qui ti immagino in kimono, tu non sai, lontano dal mio cuore, stare zitta e far finta di soffrire, anche se tu da sola e con tanto di musetto saresti la prima a finire in un letto. E cosa c'è che non poteva andare, sai? Io con te riesco a funzionare. Nella mente bolle di sapone del ginseng potrebbe funzionare anche per te. Sì, per te. Sì, sì, per te. Oh, sì, sì, bene. Ti racconto una piccola cosa brevissima. Sapete come Alfredo è arrivato qua? Allora, il nostro produttore Gianni Di Stolfo ha preso un taxi. Suo papà aveva una cassetta e ha detto: so che cercate dei principi azzurri, perché non ascolti mio figlio? E Gianni Di Stolfo ha detto: va bene, venga alle selezioni. E quindi è stato selezionato, è entrato, vediamo come finisce questa sera. Questo lo dico perché siete ancora in tempo. Se voi volete partecipare come principi azzurri al nostro programma, scrivete Canale 5, Principi Azzurri, Raffaella Carrà, quel che vi pare, una fotografia e un vostro curriculum. Bisogna essere nati con la camicia. Eh sì, lui è nato con la camicia, è vero. Allora, com'è Alfredo? Ma Alfredo è ironico, si rivolge alle corde razionali del suo pubblico. Benissimo, siamo pronti per il terzo candidato, presentato da Francesca. Gino Barzacchi, 34 anni, maestro di bodybuilding. È stato Mister Italia Natural 1984 e 1986. Ha scritto un breve romanzo intitolato Il diritto di vivere, il diritto di morire. Il suo sogno nel cassetto è che la storia diventi un film. Io te lo auguro. Go by like water.
certo, per avere dei muscoli del genere ce ne vuole di esercizio, eh? Davvero? Allora, com'è Gino? Ma Gino comunica che la vita è un cimento. È una dura prova, eh? È una Beh, dura si prova. Vede anche, insomma. Difatti. Ecco. Siamo pronti con l'altro candidato presentato da Maria Luisa. Maurizio Bianucci, 20 anni, di Roma, diplomato in ragioneria. Professione studente, hobbies, teatro e musica. Cosa spera di diventare? Un bravissimo attore. E stasera ci presenta un monologo di Romeo e Giulietta. In bocca al lupo. Ma quale luce apre l'ombra da quel balcone? Ecco l'Oriente. E Giulietta è il sole. Alzati dunque, vivo sole, e spegni la luna già fioca, pallida di pena, che ha invidia di te, perché sei bella, più di lei tu che la servi. Se ha invidia di te, lasciala sola. Il suo manto di vestale ha già un colore verde di palude, e più nessuna vergine lo porta. Gettalo via! È la mia donna, è il mio amore, ma non lo sa. Parla e non dice una parola. Il suo occhio parla e a lui risponderò. No, ma che folle speranza, non è a me che parla. Due fra le stelle più lucenti pregano i suoi occhi di splendere nelle sfere senza luce. E se i suoi occhi fossero nel cielo veramente e le stelle nel suo viso, la luce del suo volto farebbe pallide le stelle. Se poi i suoi occhi fossero nel cielo, quanta luce su nell'aria, tanta che gli uccelli, credendo finita la notte, comincerebbero a cantare. Guarda, guarda come posa la guancia sulla mano. Se fossi un guanto, se fossi un guanto su quella mano, per sfiorarle la guancia. Allora Maurizio, emozionante devo dire. Sì, Maurizio è seduttivo, non ti sembra? Gioca la carta del fascino. Perfetto, adesso vediamo subito il quinto candidato presentato da Lucrezia. Giancarlo Todori ha 24 anni, è studente della facoltà di lettere moderne. È un appassionato di danza, musica, cinema e teatro e spera di diventare un lavoratore professionista nel mondo dello spettacolo. Spera anche di realizzare un musical tutta l'italiana ed io spero che me ne darai una parte. Naturalmente. Non c'è altro come me, credi a me. E se incontro Balma schiaccio come te, io lo spezzo, io lo schianto, io l'ammazzo. Con il rap, forte rap, il mio DJ rap. Perché sono il meglio ganzo, il più forte e più potente. E non divento moscio, mai, mai, mai. Sono bello come Prince, sono forte come Rambo. E non mi serve l'ash, né la coca, neanche qua. Non mi serve quella roba, basta per tirarmi su. Il mio rap, DJ rap, il mio DJ rap. Sono un divo, sono il re, sono come Superman. Del DJ rap, del DJ. Voi tiratevi più là perché io sono qua con il rap, forte rap, il mio DJ rap. E di me si dice che niente vale quanto me per distruggere le donne che se porta la gonnella. Voi sapete quel che fa, voi sapete quel che fa. Se mi va la signorina, se mi va la contadina, se mi va la borgatara, se mi va la rocchettara, 10.000, 100.000 io le metto tutte in fila. Non le tocco, non le sbatte, non lo spacco, che per farle tramortire basta rap, il mio rap, il mio DJ rap. E di Giancarlo?
Giancarlo aggredisce, ma nello stesso tempo sembra dire: lo sapete che faccio per gioco? Ah sì, non ci crede poi tanto, ma giusto un po' di ironia e autoironia ci vuole, giustamente. È pronto l'ultimo candidato, Massimiliano Floris. Ah, pardon, ti ho rubato la parola, scusa Emiliana. Massimiliano Floris, 21 anni, ha studiato alla Business Santa Barbara University, di professione è un broker immobiliare e finanziario. Spera di diventare grande nel suo lavoro, ma in alternativa non disdegnerebbe una carriera come attore e presentatore. Stasera ci presenta una cosa che gli sta particolarmente a cuore. Auguri. Grazie. Dunque, io non canto, non ballo, non suono, non c'ho il fisico, quindi noi dovevamo farci quattro risate questa sera, avevo un bel pezzo per questo. Poi ho deciso di no, perché c'è una cosa che mi sta più a cuore. Ho visto un film in questi giorni, è un film allucinante. Un film che parla di una ragazza che viene aggredita, stuprata da tre animali in un bar su un flipper. Mentre amici di questi qui facevano il tifo, come in una partita, insomma, come se stessero giocando. Voi pensate, ma dai, questo qui è un film, non la farò lunga perché tanto in realtà non succede. Però alla fine è comparsa una scritta che dice che negli Stati Uniti, e solamente negli Stati Uniti, ogni 10 minuti 6 donne vengono aggredite. E di tutte quelle che vengono aggredite, 2 su 4 vengono aggredite da più di 2 persone. Vorrei solamente sapere perché succedono ancora queste cose. Tutto qui. Allora, di Massimiliano? Massimiliano è un ragazzo maturo, attento, non fa caso solo agli aspetti estetici della vita. Benissimo. Allora, io chiamerei qui sul palco i nostri 6 candidati. Bravi! Sarà un duro compito quello della giuria di tenere giustamente 3 ragazzi e 3 salutarli. Allora, passiamo alle votazioni. Francesca, vai. Signora Merlini, lei sa già chi le piace di più? Eh sì. Ah, Omar Sharif. Oh. Va bene, cominciamo con le votazioni serie. Allora, cominciamo a votare per Giuliano Pitti. Trenta punti. Alfredo Dell'Omo. 32. Ah. Giusto? In sala, controllo. Ok, vai. Alfredo Dell'Omo. 24. Vediamo per Gino Barzacchi. 18. Maurizio Bianucci. 22. 25, scusate. Giancarlo Teodori. 27. E infine Massimiliano Floris. 29. A questo punto ci lasciano Alfredo Dell'Omo, Gino Barzacchi e Maurizio Bianucci. Rimangono invece con noi Giuliano Pitti, Giancarlo Teodori e Massimiliano Floris. Bene. Un saluto e buona fortuna a voi, grazie per aver partecipato. Benvenuti, avete fatto un passo avanti, proprio il contrario di Chorus Line. Siete contenti? Sì, molto emozionati soprattutto. Bene, allora andatevi a preparare perché il torneo per voi comincia adesso. Ciao ragazzi! Quella, sentite questa musica? È una musica che avanza, è una musica che fra poco mi sommergerà se non vado via subito perché mi sta travolgendo. Sì, sono proprio loro i protagonisti del famosissimo serial I Saranno Famosi. Sono attori, ballerini, cantanti, musicisti, sono straordinari, staranno con noi per molto tempo, quindi ne vedrete di tutti i colori. Oddio, eccoli qua, arrivano, arrivano I Saranno Famosi. Aiuto! Thank you.
gruppo dei Saranno Famosi. Veramente, complimenti ragazzi. Hanno un'energia e una voglia di ballare pazzesca, tant'è vero che nelle prove si sono sempre scatenati. Accanto a me ci sono due dei protagonisti della serie Saranno Famosi e sono Jesse Borrego, che interpreta il ruolo di Jesse Velasquez, e Bill Hosfey, che interpreta il ruolo di Christopher. Come molti di voi sanno, la storia dei Saranno Famosi si svolge nella High School of Performing Arts di New York. È una scuola dove si imparano tante discipline che riguardano lo spettacolo. È una scuola vera che esiste e pensate che, per esempio, una persona vuole suonare il pianoforte ed è obbligato a imparare anche a recitare, a imparare a cantare, a imparare a ballare e poi seguirà la sua strada, ma comunque a conoscenza degli altri campi dell'arte. E questa scuola di New York ha, per esempio, laureato, diciamo così, fra virgolette, personaggi come Al Pacino, Liza Minnelli e Jaime Rogers, che è il grande coreografo che starà con noi varie settimane, coreografo di questo primo balletto, coreografo dei Saranno Famosi. Eccolo qua, bravissimo Jaime, perché i Saranno Famosi ci terranno compagnia per varie settimane. Faccio a Jesse, con lui parlerò spagnolo così sarà più facile capire, è che differenza c'è fra la scuola vera che esiste a New York e quella che è raccontata in televisione. Jesse, che differenze hai entre la scuola verdadera che sta in New York e la che sta praticamente, la che si vede nella serie televisiva, la che si immagina? Pues la cosa es que la realidad de lo que pasa en una escuela de bellas artes es que se necesita ser un artista, debes que ser un celebrity o una estrella. Y en televisión, pues es pura, tú sabes, no es, es dos de two dimensional, tú sabes, no es de veras. Dice que così la scuola che si rappresenta nella serie dei Saranno Famosi ha delle star. In realtà la scuola vera serve per diventare artisti e quindi è probabilmente molto più dura e molto più difficile di quella che si racconta naturalmente nella serie televisiva. E Bill, a te voglio domandare questo: quanto è importante frequentare una scuola per avere successo? Do you speak Italian, of course, no? Ah, sì. Ha detto che parla italiano. Allora rispondi. Answer. I think you should get as much training as you can, and that's why the school of the arts is very important. Ha detto così che devi imparare moltissimo, devi esercitarti moltissimo, e per questo è importante una scuola d'arte. Because I feel like myself in Fame, to get the series, it was about who had the most ability, not just being an actor. So the school will give you dancing, singing, acting, and possibly playing an instrument. Ecco, infatti la scuola dice così che ti dà delle possibilità molto più varie, infatti lui suona anche degli strumenti, recita, canta e balla, quindi è molto importante. Adesso però io vorrei farvi una domanda, però senza traduzioni. Io parlo in italiano lentamente così voi due capite e voi, siccome siete ballerini, sicuramente potete anche mimare le risposte, giusto? Ok, andiamo un pochettino più indietro, vieni qua. Allora, naturalmente loro sono a Roma da un po' di tempo, da un po' di giorni e vorrei sapere da voi che cosa vi ha colpito di più di Roma? Le ragazze, le donne. Un'altra domanda, nelle sere dopo le prove, naturalmente qualche volta sono andati in discoteca, ma molte volte sono rimasti in albergo perché erano stanchi morti e hanno visto la televisione italiana. Ecco, che cosa vi ha colpito di più della televisione italiana? Ma tu sei peggio di Jerry Lewis! Le donne un'altra volta o mi sbaglio? No, le donne? Ah, le donne, vero. Oh mamma mia, mi ha staccato il collo. È fortissimo. Oh, un'altra cosa. Questo è un nostro studio. Voi lo vedete per la prima volta. Ecco, che cosa vi ha colpito di più di questo nostro studio? L'abbondanza. L'abbondanza, ho capito.
Io non so se questi ragazzi abbiano delle altre virtù, ma certamente la coerenza sì, perché insomma hanno detto tre volte donne, quindi non ci si può sbagliare. Bene, io vi ringrazio, vi saluto, tanto ci vediamo nelle prossime settimane. E thank you very much. Welcome, bye bye. Ma, no, grazie no. Noi abbiamo preparato una idea che io non so quale sia, che si chiama rap, lo sapete, i ragazzi conoscono tutti questo modo di fare musica. Allora, facciamo il rap. Rubia, puoi venire qua un attimino, per favore, grazie, dal microfono, e vediamo che cosa succede. Tutto improvvisato, eh? Allora, lui è Baba ed è l'assistente di Jaime. E anche il grande ballerino. You better stop. I'm not a fool, you see. I got myself a master and PhD. And when it comes to love, you know I've been around. Don't need a fast talker, sweet talker, funny sound. You tell me that I'm cool, you tell me that I'm fine. Cut to me, baby, don't need no line. I need love, love, shoot me right. So baby, what do we do? So get down and fight. Ho capito cosa posso fare se c'è qualcuno che si vuole sacrificare. Che il qualcosa di azzurro sia quest'ala di questo angioletto? Ho i vari oggetti, attenzione, i nostri cameraman sono molto giocherelloni, quindi ve ne fanno vedere molti, ma insomma cercatelo, durante la trasmissione il qualcosa di azzurro che vale 10 milioni c'è di sicuro. Adesso invece parliamo di un altro azzurro. Ricordate l'affascinante sceicco dallo sguardo vellutato di Lawrence d'Arabia? Oppure il romantico interprete di Dottor Zivago? Voi ve lo ricordate? Ma è mai apparso sullo schermo un principe azzurro più azzurro di lui? Mamma mia! Senti, ma Omar, come stai? Come? Stai bene? Sì, sto benissimo quando ti vedo. Ci hai fatto caso che noi ogni volta che ci incontriamo danziamo insieme? Sì, non posso dimenticare. Te lo ricordi l'anno scorso? È una grande fortuna, dici tu. Senti, noi qui si parla di principi azzurri, no? Lo sai. Sì. A quante donne hai fatto girare la testa? Ma non so, 2, 3? Milioni? No, migliaia. Senti, la facciamo questa scenetta d'amore? Subito, però andiamo di là. No, non come di là, di qua, guarda che ci sentono anche se parliamo sottovoce, eh. Ma tu l'hai ricevuta la paginetta con la scenetta che ti ho mandato a Parigi? No, perché a Parigi non stavo, io stavo a New York. Di che si trattava? Quindi non sai niente. No. Allora, senti, una scenetta d'amore dove tu sei innamorato di me e io nicchio. No, non può essere, è contro le tradizioni. Tu sei innamorata di me e io nicchio. No, ma veramente io non credo che sia così. Comunque, sai che cosa facciamo noi? Che? Chiediamo a qualcuno di suggerirci la parte col copione proprio in mano. Vabbè. Io credo che ci sia qualcuno che lo farà di sicuro. Io! Eccola! Io ce so io! Non immaginavo! Vengo subito, Raffa. Marisa Merlini! Sì! Stefano, dammi il copioncino! Ciao! Grazie, così lei ci legge allora, la parte. Mi devo portare i Bernardoni perché non ci vedo. Ecco, portate i Bernardoni! Spino, puoi portare una sedia? Oddio, quanto sei bello! Grazie. Quanto sei bello!
Che famo, Raffaele? Facciamo una scena d'amore? Sì, però veramente la scena d'amore la dovrei fare io. Ah. E tu dovresti suggerirci. Come sei bello. Sei... sei... sì, sì. Sei come il vino. Sì, sei come il vino. Più passano l'anni e più diventi buono. Oh. Vogliamo cominciare, ecco, cara, per favore. Vabbè, cominciamo. Dai, cara, mi dici. Ti ha detto cara, cara, vogliamo cominciare. Cara, mi ha detto cara. Sì, vabbè, ma... Oh, no, ma ti ha detto cara, vogliamo cominciare, però. Che ecco. Carino. Suggeriscici bene. Ecco, aspetta, non mi fa sbagliare. No. Oddio, tu, ma tocca a te, amore. Sì. Perché vuoi che io sia ferito nel mio orgoglio di tenente di vascello? Tenente di vascello? Perché vuoi che io sia ferito nel mio... vascello. No, sei magnato del tenente, mannaggia. Tenente di vascello. Tocca a te, Raffaele. Tu vuoi fare di me una slava? Rodolfo, tu vuoi fare di me una slava? Una slava? Sarà una schiava. No, schiava, scusa, mi sono sbagliato, c'è una slava. Parola con questo davanti. Mi sono sbagliato. Oh, Marte, te. Oh, Eleonora mia adorata, come vorrei conoscere i tuoi. Come vorrei conoscere i tuoi? I miei. Ma tu sei sicura che lui voglia conoscere i miei? No. Non... Mannaggia. Non so. Ma scusate, ma io... emozionata, capito? Me se fa persino il fiato più corto, ragazzi, non gliela faccio più. Scusate, ho saltato. Siamo all'inizio. I miei sentimenti sono 40. Prego? Come 40 sentimenti? No, ho saltato una riga. Addirittura? Mannaggia, come mi emozioni. I miei sentimenti ti sono noti, sono 40 le lettere che ti ho scritto. Va bene, va bene, andiamo avanti, per favore. Vabbè, tu Omar, non dire così, Eleonora, mi sconvolgi le vipere. Non dire così, Eleonora, mi sconvolgi le vipere. Ma come, lui è straniero, ma mi sconvolgi le vipere, impossibile. Ci siamo, chiedo scusa, Raffaella, scusa tanto. Le viscere. Ecco, le viscere. Tu, Raffaella, tocca a te adesso, amore. Dimmi. E tu, Rodolfo, quando mi guardi con la tua stupida. Come stupida? Come? Sì. No, scusatemi, stupida, stupida. All'aria stupita. No. Salta pure le parole. Vabbè. Vabbè, andiamo avanti, va. Tocca a Omar, tocca a te. E tu, Omar, ti capisco, Eleonora. Tu mi desideri ardentemente, ma io picchio. No, no, scusa, io picchio non può essere, sarà io nicchio. Secondo te lui viene qui nel mio programma e dice io picchio, no, è io nicchio, giusto? Io non ci vedo niente di male, se a parte quella devi picchiare, dai, ma... dai. Sì. Guarda che io adesso lo devo baciare. E vabbè, bacialo, bacialo. Lo bacio, tu dimmi come. Allora, Eleonora gli si avvicina con aria provocante. Lui la fissa negli occhi, le loro bocche si avvicinano, ma lei turbata si ritrae. Lui le prende la mano. Quale? Ma come, Omar, quale? Ce n'ho due, una. Beh, delle due. Quale? Ragazzi, scusate, mi dispiace, ma questa scenetta non si può fare. Non c'è atmosfera. Certo che... Certo che non c'è atmosfera, perché tu non ce sai fare. Vieni qua, ma baciami. No, baciami. No, non si può. Ma non si può baciare, ma è bello. Non si può. Quanto sei bello. Non si può. Te lo dica la romana, te possi ammazzate come sei bello. No, non si può baciare. Ma perché? Perché c'è la pubblicità, ecco. Vabbè, se peccato, c'è... Peccato, ecco, per me, ti fanno ce l'ho. Quando mi ricapita l'occasione così. Va bene, adesso proprio è vero, prima l'ho detto apposta. C'è la pubblicità. Grazie Marisa, grazie Omar.
nostri tre aspiranti principi alla prova del coraggio. E per questa prova entriamo nel mondo disneyano delle favole. Tre principesse incatenate e i nostri principi devono andare a liberarle attraverso un percorso ricco di insidie e di ostacoli. Senti Carla, serve giocare quando si è adulti come dei bambini? È fondamentale se ci si riesce, stropicciarsi i vestiti, sporcarsi, camminare a quattro gambe come quando si era bambini, significa dimenticarci un po' di queste regole, costrizioni a cui ci costringe il quotidiano. Bene, allora confortati dalla tua opinione, noi giochiamo, dico alla giuria di tener conto in questa prova della rapidità, scioltezza, forza, grinta, sangue freddo dei nostri eroi. Pronti? Via! Eccoli! Ognuno deve correre dentro al proprio colore. Devono abbattere i tre armigeri che difendono un drago e se non li abbattono devono ricominciare il percorso da capo. Ecco qua Giuliano che salta e arriva al drago. Ecco la prova di forza. Devono aprire la bocca del drago muovendo una manovella molto difficile. Ecco qua. E piano piano si stanno aprendo queste bocche. Forza, forza, devi aprire la bocca del drago. Sta salendo le scale il primo, arriva anche il secondo e adesso hanno tre lucchetti. Con cinque chiavi devono trovare la chiave giusta per liberare le nostre principesse. Giancarlo si è un po' ingabinato col suo... Attento Giancarlo, vai piano! Cercano di liberare le principesse. Naturalmente questa prova non avrà punteggio, ma è il comportamento che la giuria deve guardare. Stanno facendo il tifo per Massimiliano, Giuliano e Giancarlo, che sono un po' in difficoltà con queste catene. Chi per primo riesce a sganciare la catena la deve buttare a terra e praticamente ha vinto nulla, ma insomma è arrivato primo in questa gara che appunto è una gara di forza, di coraggio. Eccolo qua! Ecco, abbracciati la tua principessa Massimiliano mentre gli altri ragazzi naturalmente sciolgono le nostre ragazze perché ne abbiamo bisogno anche fra un po'. Io vorrei domandare velocemente a Ottavia. Senti, secondo te il tuo principe azzurro deve avere coraggio? Beh, un minimo per vivere con me. Ma non ti applaudite, è una battuta fortissima di autoria come questa. Caterina, quanto è importante la forza in un uomo, la forza proprio fisica che ti possa difendere, non so se qualcuno... Basta che mi apra lo sportello della macchina. Bene, e dopo queste simpaticissime opinioni siamo arrivati a un'intervista. A un'intervista a un principe vero, Vittorio Emanuele di Savoia. È un personaggio molto discusso e che conosciamo attraverso la carta stampata e i si dice. Io vi farò vedere in questa intervista la sua nostalgia, la confessa proprio, per l'Italia e come uomo, ma soprattutto come padre. Chissà che cosa darebbe perché suo figlio potesse conoscere il paese al quale sente di appartenere. Giudicate voi. Allora, innanzitutto io vorrei ringraziarla per averci ricevuto in casa sua. Lei sa che questa sera comincia il mio nuovo programma che si chiama Il Principe Azzurro e io non volevo cominciare con un principe ma con il principe. Quindi sono veramente lusingata di questo suo sì. La ringrazio tanto. Sì, e le auguro buon successo. La ringrazio molto. La sua missione. Sì. Sì, le volevo domandare immediatamente, principe azzurro, ecco, sì. Quando lei era giovane, qual era il suo fascino di principe azzurro? Ma nei confronti delle donne, ovviamente, nei confronti delle persone? Sai, ero in collegio a Ginevra, ero qui in Svizzera, ero come tutti i ragazzi dentro, chiusi in un collegio. Non è che avessi molte opportunità di uscire né di vedere molta gente, a parte fino all'età di 18 anni.
Dopo, naturalmente, con l'università, eccetera, sono uscito molto di più, ho conosciuto molte più persone. E cosa dicevano di lei? Vittorio Emanuele è simpatico, divertente, spiritoso. Beh, dipende naturalmente l'opinione della gente, ma d'abitudine credo di sì. Devo dire io che la conosco pochissimo, perché ci siamo incontrati appena due volte. Personalmente è molto diverso dall'immagine che abbiamo noi in Italia, che appaiono sui giornali. Molto più umano, alla mano, divertente. Sì. Insomma, ci assomiglia molto di più, ecco, di quanto si veda questo sì. principe che vive al di fuori del nostro paese. No, vede, per conoscere una persona, prima di tutto bisogna conoscerla in sé, non attraverso i giornali, soprattutto attraverso la stampa, che d'abitudine ha più tendenza sempre di criticare piuttosto di portare dei complimenti alla gente, ma questo è un fatto normale. Ma bisogna conoscerci, perché una persona va conoscuta. È vero, siamo qui per questo. Per questo. Certo, fino in fondo non ci fino in fondo non ci riusciremo. Per discutere su tutti i problemi, insomma, che uno ha avuto durante la sua vita. Ma le manca molto l'Italia, cioè soffre molto di essere in esilio? Sì, soffrire, sa, è una questione difficile da capirsi. Se lei non è in esilio, non può capirlo. Lei fa un viaggio di un mese fuori però dall'Italia può e può tornare, dice niente. Non c'ha quel mal del paese di voler ritornare. Quello forse che mi possono capire sono gli emigranti italiani che sono all'estero, diciamo in Argentina, in Australia, in quei paesi, che devono rimanere lì per lavorare fino a una data alla quale possono rientrare. Devono contarla quasi, credo che come se fossero in prigione, tra l'altro. Questo loro lo possono capire e quello è il mio problema. Io, qualunque sì. cattivo al posto mio le direbbe, certo l'immigrante non vive come lei, è una cosa scontata, però io posso capire che forse lei vuole intendere sì. a livello di sentimento, sì, a livello, sì, di, a sentimento livello di sentimento che sì. va al di là del sì. potere essere più ricco o vivere meglio che una persona che sì. è fuori perché è obbligato a lavorare. Comunque che cosa darebbe lei per tornare in Italia? Se vabbè, potesse fare... Darlo, non lo so, tutto, ma ci andrei adesso, subito. Lei tornerebbe con me? Immediatamente a Roma. La trasmissione, andiamo a Roma subito. Subito. Ma vede, è già la terza generazione che è in esilio. C'è stato mio padre, ci sono io adesso e c'è mio figlio. Insomma, è questo, diciamo, esilio ereditario, soprattutto per mio figlio che non l'ha mai vista l'Italia, che attraverso i giornali, cinema e televisione. Senta, è vero che suo figlio avrebbe detto: io aspetto di avere 18 sì, anni, sì. prendo la patente sì. e ogni giorno vado sì, alla sì, dogana, sì. mi fermo lì davanti fino a che qualcuno mi dà il permesso sì. di entrare in Italia. Giusto, sì, sì, esatto. E lei ovviamente è molto felice di questa sua, sì, di sì. questa sua voglia di essere italiano. A proposito di essere sì. italiano, lei che passaporto ha? Come ha messo a documenti? Scusi, io ho un passaporto belga di cortesia, ossia non sono cittadino belga, in fondo non sono cittadino italiano, sono senza esserlo, come si chiama qui, SPN, da non confondere con NN, che non c'entra niente, SPN, cosa vuol dire in francese, sans papiers nationaux, senza carte nazionali, sono domiciliato in Portogallo, dunque vede, insomma, molto complicato, lei vorrebbe... vivo a metà della vita. No, a parte ciò, queste sono cose normali, eccetera. A parte ciò, l'Italia mi manca, sì, sicuro, e ci voglio ritornare. E ci ritornerò sicuro. Io glielo auguro veramente. Anzi, le voglio fare questa domanda. Secondo lei, se lei potesse domandare agli italiani posso tornare in Italia o no? Parliamo del popolo, lasciamo stare le leggi, lasciamo sì, stare sì, la Costituzione. Ecco. Sì. Che cosa le risponderebbero gli italiani, secondo lei? Torni o non torni? Ma io sono sicuro che mi risponderebbero tornare. Vogliamo fare una prova? Sì, sì, facciamo una prova. Allora, senta, facciamo una cosa. Sì. Non è un referendum, per carità, no, no, è no, solamente no. una cosa che mi viene in mente in questo momento. Se voi avete desiderio che Vittorio Emanuele torni in Italia, vogliamo che ci scrivano un po' di lettere? Le mandiamo a Canale 5? Speriamo, le sì, prendo io? Piacere, sì, ecco, per piacere, ecco sì. Va, allora facciamo, indirizzate a me e poi io gliele porto. E per mio figlio, eh? Ah beh, naturalmente, sì, soprattutto certo, quando per si lui. Parla di lei, lui, si parla di tutta la sì, famiglia. Sì, mio figlio vorrebbe terminare i suoi studi alla Bocconi, naturalmente, perché lui è molto portato a questioni tecniche, matematiche. Senta, se tornasse in Italia, lei che cosa farebbe per prima cosa? Visiterei l'Italia che non conosco. Poi cercherei una città per installarmi
e secondo il mio lavoro che devo trovare, che troverò, ossia lavorerò sicuramente con i gruppi industriali italiani come ho sempre fatto, ma molto meglio essendo in Italia. Come ci ricorda noi italiani? Molto bene. Abbiamo dei pregi, abbiamo qualche difetto. Ci molto ricorda? Bene, sì, qui sì. A Ginevra è tutto perfetto, il traffico sì, corretto, sì, da sì. Noi non è così. No, eh? Ma è troppo qui, un po' troppo. Ah. Siamo un po'. un po' bisogna troppo. Essere anche un po'. Quindi lei un po' per, in realtà sì. Di sangue italiano non ha perso nulla praticamente. Poi è napoletano. Ecco, ho letto da qualche parte che lei andrebbe a vivere a Napoli, ma Napoli è anche lì a traffico, non si scherza. Ma lei non ha deciso proprio, no. Però certamente ci vuole ritornare. Sicuro. E adesso una domanda un po' difficile. Isola di Cavallo, a che punto è l'inchiesta? L'inchiesta è sempre sotto istruttoria e continua sempre a procedere. È stata ancora rinviata, è stata rinviata molte volte. In tutti i casi quello che succeda mi rimarrà sempre un sentimento di tristezza e di profonda amertume per questo dolore fatto. Per questo di dolore fatto. Per questo. In conclusione, la sua nostalgia per l'Italia è veramente profonda. Io me ne sono resa conto, come immagino tutti i telespettatori. Chissà se scriveranno. Lo spero, perché... Lei riceve delle lettere? Sì, ricevo moltissime lettere, un migliaio al mese, su per giù, e di tutti i generi, di tutta la gente... E... Provo sempre a rispondere, personalmente quasi tutte, ossia ci sono gente che vuole sapere come si vive, cosa faccio, se mi ricordo l'Italia e se non mi spiegano delle cose, molto molto gentili. Poi per esempio quando mio figlio chiese di avere delle cartoline per conoscere l'Italia, credo che ne abbiamo ricevute qualcosa come 20 a 30 mila. Cartoline italiane, siamo i più grandi collezionisti di cartoline italiane. Adesso. In fondo, insomma, lei è l'unico italiano nel mondo che non può rientrare nel suo paese. Sì. E in che giorno le piacerebbe ritornare in Italia? Il 2 giugno. È il 2 giugno perché? Perché è la festa della Repubblica. È sì. Molto spiritoso. La ringrazio, le faccio molti auguri e spero di vederla presto con un passaporto italiano. Grazie tanto, speriamo. Un principe giovanissimo che ha fatto innamorare i giovanissimi di tutta Italia. È alto 1,92, questo è un difetto perché Principe Azzurro alto 1,92 con una 1,67 come me è tremendo, però ha un faccino veramente gradevole, di bravo ragazzo e sono sicura che lo sia anche. È irruente, farà un inferno in questo studio, insomma parlo di Giovanotti, a fra poco con... E qui la festa! Ho detto a fra poco, adesso c'è la pubblicità. No, fate fermi comunque. Va bene, a fra poco. E adesso parliamo... Giovanotti? No, di Giovanotti no, arriva fra poco. Parliamo invece di Buitoni, il nostro sponsor. Eccola qua, magicamente appare la pasta bella Napoli. A te piace la pasta asciutta? Moltissimo. E vedo che non sei grassa, vedete, basta guardare lei per capire che la pasta asciutta non ingrassa. Allora, ogni settimana verranno estratte 15 cartoline che vinceranno 1 milione l'una. E che serviranno a comporre un identikit settimanale. Che cos'è un identikit settimanale? Beh, ve lo voglio ricordare. Noi abbiamo un computer che ci aiuterà adesso a formare, ecco qua. Vedete? Parte un ovale, ecco. A questo ovale noi possiamo aggiungere, per esempio, sarà scelto da voi, poi vi spiego come, un naso, ecco, o due orecchie, così assomiglia a Mussolini, secondo me, questo principe azzurro eventuale. Dopo le orecchie c'è il mento, e poi la fronte, e poi le sopracciglia. Adesso arrivano, eccolo qua. Sembra sempre di più lui, ma che sia uno scherzo, no. Allora, tutti questi elementi del volto li troverete disegnati sulle cartoline del concorso Buitoni e voi ne dovrete scegliere uno segnalandolo con una crocetta.
Da venerdì prossimo vedremo qui il primo volto formato dagli elementi che avrete indicato sulle cartoline. Vi ricordo che le troverete in tutti i punti di vendita Buitoni, in tutti i magazzini Standa Euromercato e sul settimanale Telepiù. Ecco, oltre alle cartoline... Ah, pardon, ti ho interrotto. Vai, vai. Chi di voi si riconoscerà potrà vincere 20 milioni. Beh, ho interrotto una cifra piuttosto seria, non sì. È male, eh? Allora, oltre alle cartoline, per l'identikit settimanale verrà estratta un'altra cartolina e riceverà il chi ha mandato questa cartolina una mia telefonata. Per ogni prodotto che Buitoni che avrà in casa vincerà 1 milione. Raddoppierete la vincita se avrete anche la confezione Jolly di pasta Bella Napoli Buitoni. Vedete la nostra protetta. Allora, un principe azzurro speciale però c'è anche in questo concorso. È il principe azzurro Buitoni. Lui vi farà vincere 200 milioni alla fine del nostro programma. In gettoni d'oro, naturalmente. Come? Lo vedremo la prossima settimana. Però voi sulle cartoline troverete le spiegazioni dettagliate del concorso. Ecco, perché spiegare i concorsi è sempre molto difficile. Insomma, sulla cartolina c'è scritto tutto. Poi c'è anche lo spot all'inizio del nostro programma. Salutiamo. Ciao, Bella Napoli. Ci vediamo la prossima... Bella Napoli? Ma vedi come la pasta si trasforma? Ma chi sei tu, bel ragazzo? Ciao, sono qua, ciao Raffaella. Ciao, 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 scusa, vado un attimo da Giovanotti. Oh, bene, vai. Salve. Ciao. Ciao. Uela. Uela, senti. Tutto bene, sì. Tutto bene. Allora, ti volevo domandare una cosa, Giovanotti, senti. Io ti faccio due domande. Sì. Che mi hanno dato dei ragazzini di 12 anni, tu sai che ha dei fans sfegatati di quest'età, no? Ciao, allora, mi hanno detto, per esempio, ma che tipo di ragazza ti piace? A me piacciono, mi piacciono le brave ragazze, però che ogni tanto siano anche disposte a non esserlo. Ah, cioè. Hanno capito subito tutte. Senti, ma è fra Kim Wilde e la nostra cantante, insomma, un po' formosetta, simpatica. Sì. Beh, anche Kim Wilde, comunque. Anche Kim Wilde, non scherza. Esattamente come si chiama? Dai. Sabrina. Sabrina, bravo, sì, sì, certo, certo. Scusa, beh, un piccolo lapsus. Tu chi preferisci? Ma non so, penso che... Forse Kim Wilde canta meglio, però Sabrina è un po' più bella. E allora andresti a cena con tutte e due. Ma lui è a cena sempre con tutti. Senti, sei molto aperto. Oh, io so che tu stai facendo il militare. Sì. E che cosa fai? Io sono nel carro armato, cioè sono un artigliere io e sto dentro il carro armato e praticamente io dovrei puntare il cannone e loro mi danno delle coordinate, però il carro armato è piccolo, allora siccome io sono un po' alto è difficilissimo perché devo stare tutto il giorno così. E ti allora... danno un carro armato a te? Eh sì, eh. Mamma mia. Per fortuna non siamo in guerra. Mamma mia, ragazzi. Se no, Si vede che non ti conoscono abbastanza. Senti. Io mi sono vestita, insomma... Sì, io ho portato, visto che sapevo che erano tutte pischelle qua, tutte sì, belle signore, ho portato degli amici, non so se vogliamo far entrare, come no, è possibile? Certo. Buonasera, benvenuti! Vai! Dai che ci divertiamo, ragazzi, facciamo un po' di festa! Ciao, ragazzi! Uè! Ci divertiamo! Voglio una festa piena di amici. Beh, gli amici li abbiamo portati. Per allegria con tutti ballerò. Vai così! Ma la mia sera, quella più felice, sì, a te amore la dedicherò. Grazie. Mi sento forte e ricca d'energia. Hey. Insieme a te io non mi annoio mai. Ma come si fa a annoiarci con uno come te? Vai così! Una tequila che d'amore sa. E allora, ci mi dai un po' la testa, un po', ma il cuore sa che cosa farà. E allora! Aspetta, altro è grito! La mia fantasia è un passo grande fatto con te. Da Sanremo mi hanno fatto una domanda, lo sai che venerdì c'è Raffaele in TV?
TV è un programma proprio tosto, partecipa anche tu, perché c'è Raffaella, perché ci siamo noi, ma quello che è importante è che ci siete voi. Bravo! Questa canzone, oh, bello, facilissimo. E allora, ragazzi, vai così, bella storia. Grazie, no? grazie. Buonasera. Oh, ragazzi. Ciao, grazie. Ragazzi. Dura solamente un anno. Ehi, senti, lo sai che lui mi ha fatto l'occhialino? Ah sì, anche hai fatto le quarantenni forse. Ragazzi, i militari non cambiano mica. Non è vero, non è vero. Grazie, scusa, scherzavo. Vieni. Ciao, senti. Vai. Ragazzi, arrivederci. Voi dovete rientrare in caserma? Dai, che dopo per colpa dei giovanotti mi mettono la multa. Ritirata, vieni qua con me, senti. Sì. Ti voglio dire una cosa. Adesso tocca a te a cantare. Uè, sì. Che canzone ci canti? C'è quella che abbiamo fatto a Sanremo. Vasco. Vasco, che è forte secondo me perché è rocchettara. E so che a te piace il rock, no? Sì, mi piace. Esatto. A proposito del rock. Sì. Senti una cosa. Questo segno che cosa vuol dire? Questo segno è un segno metallaro, cioè lo fanno quelli che appunto amano il rock e vuol dire, in realtà vuol dire che vi voglio un sacco di bene. Amore? Cioè, vuol dire e questo amore. Segno che è? Non c'è più? Questo qui vuol dire, specialmente a Roma. E quando l'amore è finito? Beh. Bene, allora giovanotti, sì. Vasco! Bye! Quella! Ho portato anche i miei amici del mio gruppo che, come potete vedere dai capelli, non fanno i militari. E allora...
festa, ragazzi, la festa non è finita, continua. Dal film Il principe cerca moglie, Coming to America, Raffaella Carrà, vai. Capelli, ecco, vedete Paolo, il nostro cameraman, chissà che cos'è l'azzurro che vale 10 milioni di te, Stefano, lo sai? Sì, io sì. Bugiardo, no, non è vero, non lo sa, non lo sa, lo sa solo il notaio che sta chiuso là nella stanza della regia. Bene, siamo pronti per la terza prova dei nostri probabili principi. È una prova di associazione di idee, di prontezza di riflessi e soprattutto di fantasia. Su questo tabellone apparirà un'immagine e voi dovete scrivere la prima cosa che questa immagine vi fa venire in mente, chiaro? Ok, allora Stefano, a te il via.
Vai, 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 vai. Cavallo, 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 cavallo. Sbrigati, sbrigati, cavallo. Ecco qua, cambia, vai, vai. Torre, 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 torre. Sbrigati, torre, 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 torre. Gira. Vaso, 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 vaso. Gira. 7, 8. Naso, naso, naso. Madonna che naso. Naso, 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 naso. Gira. Luna, 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 forza, dai che ci siamo! Luna, 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 basta così, grazie mille! Adesso ragazzi, venite qua, mettetevi in fila per benino come si deve e cominciamo a commentare un attimo. Se Stefano puoi ricominciare da capo il tabellone, lo giri un attimo, ecco qua. Allora, tu Carla, nostra psicologa, tu naturalmente guardi e poi ci darai un piccolo giudizio e voi signore della giuria, da quello che dirà Carla, ne trarrete le vostre conclusioni. Cavallo, tu hai scritto principe. Per la trasmissione, principe, logicamente, su un cavallo bianco, come dice la canzone. Ci piacerebbe essere il principe? Certamente. Lo credo. Ma per la Ferrari che vinci o per che cosa? Beh, anche per la Ferrari. Ma anche per il regalo Buitoni? Anche per il... Bravo. Allora, cavallo, corsa, corsa, perché corsa? Beh, una bella corsa al tramonto sulla spiaggia è da principe. Che romantico, Massimiliano! Natura, eccolo ecologico, vai. Natura perché io amo moltissimo gli animali, ho due splendide gatte, quindi per tutti gli animali, l'amore per gli animali, la natura, il cavallo. Il... Bene, allora Giancarlo sulla torre ha scritto ambizione. Ambizione perché la torre è molto alta, quindi un obiettivo molto alto da raggiungere, in questo caso vincere questa meravigliosa trasmissione. Quanto ambizioso sei tu? Diciamo... QB. Un 70%. QB, quanto basta? Allora, torre principessa. Beh, perché ho ricordato il gioco di prima, con le principesse sopra bisogna liberarle, quindi principessa sulla torre. È giusto, siete proprio le favole, il mondo delle favole, la fantasia. Siete stati bravi prima, velocissimi. Invasione, torre invasione, guerra. L'invasione della torre, la guerra, andare alla conquista. Ma tu hai un carattere molto fogoso? Penso di sì. Certo, se tanto mi da tanto. Andiamo avanti, vaso fiori. Fiori, beh, come? Non c'è niente da dire. Vaso bacio, questo me la devi spiegare Giancarlo. Dunque, il bacio non ha nessuna attinenza, ma con una giuria di donne un bacio sta sempre bene, a qualcuno arriverà. La sa lunga lui. Andiamo avanti. Naso cirano, beh. Cirano perché... Perché è un nasone che se lo merita. Non a caso... Anche forse un omaggio all'interprete femminile, perché io l'ho visto, quindi la signora Lattuada, o signoria, non so. Laura Lattuada. Laura Lattuada. Insomma, si ringrazia la giuria, Laura, ce l'ha con te. Così. Non poteva fare. Allora, naso brutto? Quando ho visto quella figura lì non mi è venuto nient'altro, è veramente brutto. Bravo, Massimiliano. Naso cavaliere. Cavaliere è sempre riferimento a Cerano, quindi... Perché è un cavaliere. Sì, bene, andiamo avanti con l'ultima. Luna, cielo. Tu sei di una coerenza impressionante, eh. Allora, luna romantica. Romantica. Perché la luna è romantica. Non c'è niente da dire. Beh, e tu luna? Quindi luna, l'amore, sempre... Insomma, sono tutte e tre... romanticismo, certo. Ecco, sono tutte e tre romantici. Insieme è amore. No? Bene. Allora, Carla, lascio a te la parola per dare un giudizio psicologico sui nostri tre ragazzi. Ma Massimiliano direi che è un ragazzo competitivo, fiducioso in sé e non teme di esprimere le proprie opinioni. Questo brutto... È stato abbastanza dichiarativo della sua personalità. Giuliano è un ragazzo che una donna lui desidera venerarla, non gli basta solo amarla e di fronte piuttosto che avere una delusione lui si rifugia in grembo alla natura. Capisco. E l'ultimo? E dunque Giancarlo è un ragazzo piuttosto volitivo, però anche timido. Una donna per lui deve essere un personaggio col quale avere un dialogo anche intellettuale. Beh, che meraviglia. Adesso ragazzi, grazie Carla, se volete sedervi qua un attimo con me, fra poco la giuria vota, c'è un momento pubblicitario e poi voterà. Vorrei che... Ecco, voi avete giocato, sappiamo un po' di voi, tutto è impossibile e quindi è anche un gioco ovviamente questa trasmissione, ma è anche un modo di scoprire e sapere, per esempio, che cosa per voi tre
è importante nella vita. Cominciamo da Giuliano. Per me è diventare un principe anche in questa stessa vita, se mai mi dovessi svegliare da questo sogno, che per me è un sogno. Grazie. Massimiliano? Guarda, io devo essere molto sincero, la mia vita fino adesso è stata abbastanza bella, abbastanza buona, quindi spero di riuscire a conservare quella serenità e quella gioia che ho adesso, anche per i miei 21 anni, insomma, spero di conservarla anche in futuro. Aspetta un attimo, ecco. Beh, devo dire che a me non piacciono le frasi fatte, ma mi piace essere obiettivo e quindi devo dire che la salute nella vita è la cosa più importante. E quest'idea purtroppo, no, si è andata maturando, soprattutto in questi ultimi anni, anni in cui ho avuto delle persone care che sono state molto male, quindi io sto bene, sto facendo questa bellissima esperienza perché ho una salute di ferro. Di ferro, e quindi la salute è la cosa più importante nella vita. Bene, allora ci vediamo fra poco per la votazione finale della nostra giuria. Grazie. È pronta a proclamare il vincitore della serata. Votiamo per Massimiliano Floris. Ventitré punti. Giuliano Pitti. Ventotto punti. E infine Giancarlo Teodori. 27 punti. Ora invece è un punto per la gamba e Giuliano Pitti è il nostro principe azzurro. Complimenti vivissimi, Giuliano. Senti, tu sai che hai vinto una moto, una moto Honda Africa Twin, che è quella che ha vinto la Parigi Dakar. È un meraviglioso regalo dalla Buitoni, che è il nostro sponsor. È un regalo stupendo. Tra l'altro vi voglio ricordare che per partecipare al concorso Buitoni, dove c'è 1,5 miliardi a vostra disposizione, ci sarà uno spot dopo la nostra trasmissione. Senti, a chi dedichi questa vittoria? Facciamo come lo fanno sempre le donne, la stessa domanda. Io la dedico a tutti, perché mi sono veramente divertito qui in questa trasmissione, guarda, e sono stato felicissimo di stare qui con te e con tutti quanti. Non piangere adesso, dai! No. A Walzer sei un po' giù, un po' eh? Giù tantissimo. Meno male che non era una delle prove. Allora prendi. Allora. E così a braccetto. Al mio primo principe azzurro mi avvicino alla ribalta. Ecco qua. Ragazzi, voi non dovete essere, diciamo così, lui ha vinto per questa sera, voi sapete però che il risultato può essere ribaltato o confermato, naturalmente, dai nostri telespettatori. Voi da questo momento potete cominciare a telefonare e votare per Massimiliano, se vi è piaciuto. Votare per Giancarlo. O confermare il nostro principe azzurro Giuliano. Il numero nostro è 067703 di Roma e telefonando
dovete anche dirmi che cos'è il qualcosa di azzurro che così ha imperversato per tutta la serata nel nostro studio. Un oggetto solo vale 10 milioni, altrimenti vincete un altro premio. Bene, io vi ricordo ancora che su Canale 5 domani alle 3 va in onda di nuovo il nostro programma alle 3 del pomeriggio, naturalmente, perché 3 del mattino sarebbe troppo tardi, in replica. Ragazzi, allora voi sperate ancora, perché attraverso i voti dei nostri telespettatori sapremo come va a finire. Bene, allora io mi avvicino alla giuria per ringraziarla di essere stata con noi questa sera, siete state molto gentili. A Carla, la nostra psicologa, vorrei domandare: a che tipo di donna piace secondo te Giuliano? Io penso che piaccia a una donna, diciamo, di queste donne moderne, di carattere, impegnate. Quarantenni? Diciamolo pure. Ah, ho fatto il mio ritratto. A te, devo parlare qui. Ha fatto il mio ritratto? Quarantenni, insomma, quasi. Insomma, impegnata, giovane, moderna, piacente, sono io. Insomma, lei si propone, vedete un po' voi. Caterina, secondo te a quale tipo di donne piace Giuliano? Che piace alle ragazze più giovani, scusami tesoro. moderne, ma non troppo, nel senso del troppo moderne, con un pizzico di romanticismo e così la voglia anche di sognare un po'. Ma allora io spezzerei una lancia a favore di un altro dei principi possibili, visto che... Hai perfettamente ragione. Allora, a me piaceva molto Giancarlo, per cui una donna come me poteva piacere Giancarlo. Giancarlo? Votate Giancarlo. Vero. E Marisa? Beh, è una ragazza molto sentimentale, lui è un po' burberetto, ma è sentimentale, a me piace come principe. A te piace? E Omar Sharif dove lo mettiamo? Non voglio offendere... Lui sta sempre in testa, Raffaella. Lo so, e lui è al di là, al di sopra di ogni sospetto. Vedo una bellissima foto di famiglia. Grazie ragazze debuttanti, alle mie 6 ragazze. Grazie a Stefano, grazie a Pino, grazie allo studio. E arrivederci, ma non è finita lì ancora. Non brindate, forza! A telefonare e scegliere uno dei 3 candidati che sono arrivati in finale e giocare anche a qualcosa di azzurro. Per tutta la puntata avete visto qualcosa di azzurro, ma solo un oggetto vale svariati milioni. Bene, il nostro numero è 06 7703. Mi raccomando, cominciate a telefonare.